qui, eccolo qui. Eccoci qua, buonasera cari amici, buonasera. Non cominciamo con le marchette, No, nessuna marchetta, semplicemente un carissimo saluto all'amministratore delegato del Sole 24 Ore. Giù. Mamma mia, ragazzi, ma sapete fare solo marchette, ma potete vivere senza marchette, porca puttana. Una volta senza marchette. Mi costringete a iniziare subito a non salutare nemmeno. In collegamento dal solito letto da Abano Terme, il signor Alberto Gottardo. Eccolo commosso, qui. Dai. Commosso dalla marchetta che è stata fatta giustamente a Giancarlo Conte, candidato col partito dei Veneti. Candidato zanzaroso, pazzesco. Candidato crucianiano, candidato fantastico, pazzesco. Che difende Venezia con il cuore, con i denti e con le puttane. Pazzesco. Io la trovo una cosa meravigliosa. Ragazzi, questa è l'unica trasmissione radiofonica che ha due candidati alle regionali. Ve li abbiamo svelati, forse oggi ha due candidati alle elezioni regionali targati Zanzara. Ho paura della seconda. Allora, sì. Nicola Porro e la vicenda del prete ucciso. Del prete ucciso dal clandestino. Porro una clandestino. Volta era un liberale cresciuto alla scuola di Antonio Martino. Una volta. Sicuro di questo. Allora, dove andiamo? Andiamo a... Sì, fermi tutti. Lores, c'è Lores. No, fermi tutti. Zitto. Parenzo, devi stare zitto adesso. Una dei miei... Uno dei miei candidati Vicentina. Per il partito dei Veneti a favore della legalizzazione della prostituzione. Lores da Vicenza, applausi. Parenzo, stai zitto. Lores, buonasera, dimmi tutto. Ciao a tutti. Stai zitto un attimo, dimmi Lores. No, metto giù, Dimmi, vai, che vuoi dire? Allora, io sono felicissima perché dopo 20 anni di lavoro di un mondo autonomista, finalmente si è unito l'anno scorso al Palageox e c'era il grande Gottardo che presentava Grosso. Gli attori, vero Gottardo? Vabbè, ragazzi, Lores, a noi non ce ne frega un cazzo di queste cose che sapete solo voi. Io voglio capire una cosa: finalmente sei candidata per un partito che tu sei addirittura indipendentista. Diciamo la verità, Lores. Sì, sei indipendente. È un piccolo passo verso l'indipendenza. Il paradiso. Tu non riconosci, sostanzialmente, diciamo la verità, Lores, non riconosci lo Stato italiano. Cioè, questo è il punto fondamentale. Ma scusa un attimo, lasciami dire solo un minuto. Ma ho capito, Lores, tanto si sa. No, tu mi devi lasciare. Ma tu devi lasciarmi un minuto per cortesia. E dopo andiamo avanti fino alla fine della trasmissione con quello che vuoi tu. Dimmi. Con il mondo della prostituzione, che anche quello mi interessa molto. Allora, per i diritti delle prostitute e anche per tutto il resto. Allora, finalmente questo partito riuscirà a tenere in Veneto le risorse dei Veneti. Allora, Le risorse dei Veneti. Vabbè, però non ce ne frega niente i discorsi seri a noi. Lores, parliamo di cose importanti. Lores da Vicenza, quella del Napa, me candidata per la Zanzara. Questa è la verità, Parenzo, questa è la verità. Diciamo. Questo è lo scandalo assoluto, infatti. Perché lo scandalo? Perché? Questa il messaggio devastante che dai oltre Casaleggio, perché sei oltre l'uno vale uno. È chiuso. Questa è una cosa pazzesca. Candidato. Cruciani, un politico come Casaleggio. Si deve confermare. Si deve confrontare un politico. Mi vengono i brividi a considerarla un politico. A me, questa qua. Non richiamatela, che mi sta sui coglioni. Siete oltre Casaleggio ormai. Siete oltre Casaleggio. Ma perché tu vuoi vietare a Lores di essere candidata crucianiana nel partito dei Veneti in provincia di Vicenza? Una che voleva usare il Napa. La stessa provincia. Ma scusami un attimo. Nella stessa provincia è candidato anche Gio Formaggio. Appunto. Allora, tu preferiresti votare Lores o Gio Formaggio? Ma io mi sparo in bocca. Ma mi sparo in bocca piuttosto sulla pubblica piazza. Che ne zitto quel coglione lì, altrimenti io rimetto giù. Allora, devi andare all'attacco. Tu sei una a favore dell'indipendenza del Veneto. Questo diciamolo forte. Ma mi devi lasciare. Hai parlato sempre di Terroni. Adesso non è che puoi fare la moderata qui. Puoi fare il politico moderato. No, non voglio fare la moderata. Devo dire perché è importantissimo che questo partito riesca. Ma non lo so, va bene, chi se ne frega questo qua, bene. Io, lasciami dire una cosa. Allora, ragazzi, io se fossi a Vicenza voterei per Lores. Però, cara Lores, io voglio la vera Lores, non quella non che fa trick e track. Non lo so, sarei incerto tra Gio Formaggio e Lores. Parenzo, tu che dici? Se dovessi scegliere tra Lores e Gio Formaggio. Se tu mandi nelle istituzioni a guadagnare 12.000 euro al mese questi personaggi, questi razzisti incredibili, hai una responsabilità enorme. Perché Lores è
sei razzista per te, Lores? Non è razzista, Lores. Ma insomma, è oltre il razzismo, è proprio un'altra roba. È una mezza matta. È una squint. Io gli farei il test. Di che cosa? Perché è una squinternata. Sì, va bene, non si può fare. La soluzione che avete pensato. Ma che cosa faresti? Allora, dopo dico, aspetta un attimo. Ma Parenzo, cosa faresti? Non ho capito. Ma è una squinternata. Allora, farei il test. Sì, TSO, certo. Eccola qua, eccola. Il candidato educato. Non ti avevo ecco neanche pagato e tu il candidato giusto. Hai pescato il jolly, hai pescato, hai pescato il jolly, perché questi due criminali ti hanno messo. Richiamala. Quindi potrebbe rappresentare Lores il partito di coloro che odiano Parenzo. Sì, che secondo me in Veneto potrebbe anche essere maggioranza. Sì, va al ballottaggio, attenzione. Sicuro. Quindi l'appello. No, non c'è il ballottaggio alle regionali. L'appello che si potrebbe fare è. Aspetta, se mi sta sui coglioni di Parenzo, votate Lores. Se non tieni zitto quel cane rognoso, io metto giù non ti rispondo più. Aspetta un attimo, Lores. Tu faresti un TSO alla Lores? Parenzo, faresti un TSO? Ma immediatamente. È strano che non sia stato fatto prima, ma per ma carità, no, ma perché, però... poveretta? Ma perché? No, che c'entra dai. TSO? Di qualcosa, Lores. Parenzo vuole che ti si faccia il TSO lì nel posto dove ragazzi, abiti. È una spostata, su questo non c'è ombra di dubbio, però va benissimo. E viva la democrazia! Ma quando chiama la zanzara, è una persona educata e per bene. La spostata, Lores, ma chi l'ha spostata? È Cruciani, ma che ragazzi, ha dei voleva sparare dalla finestra di casa sua con la figlia. Questa, oh, vabbè, fagli a ricordare se tutto. Mona, te sparo subito. Sentila. Se ti spari, ti coglion, te voto, sparo subito. Volete mandare questo essere inutile nelle istituzioni venete? Punto di domanda. Consiglio regionale. Allora, veneti, votate Chiave Gatto. Votate Chiave Gatto, che è un patriota enorme. La campagna elettorale. Allora, scusami un attimo, ma patriota che è Veneto. Non ho capito, il Veneto non viene prima di Roma, non viene prima del Lazio, non viene prima della Lombardia. Perché devi dire queste cose, Lore? Quando c'è di fronte un carabiniere, che effetto ti fa un carabiniere? È rappresentante dello Stato italiano, dovresti omaggiare i carabinieri, cara Lores. Invece tu. Ma anche se passa un carabiniere tedesco, lo omaggio io, rispetto tutti. Sarà diverso tra il cane rognoso Parenzo, io rispetto tutti. Basta che non passi il cane rognoso Parenzo, dopo io rispetto tutti. Tu Parenzo sei un cane rognoso. Stai attento come che ti fai parlare. Guarda, saresti capace, sono sicuro che non prenderai neanche un voto, perché sei talmente ebete che non riuscirai a votarti nemmeno tu, quindi prenderai zero voti, perché neppure tu ti voterai da quanto sei ebete. No, questo accadrà, ragazzi. Io voto Chiave Gatto. Tutti quelli, appunto, tutti... vedi, è un ebete. È l'unica che non si vota, è doppia. Scusami, no, Lores, ma tu l'Italia la chiuderesti dove? Cioè, dov'è che la fermeresti l'Italia? Cioè, dov'è che chiuderesti? Ah, l'Italia sta dov'è? Sì, non ma, capito, certo. Per te Napoli non è Italia, amica mia. Su, diciamo la verità, diciamola tutta, l'hai detto mille volte. Aspetta un attimo, a me dell'Italia. Non te ne frega un cazzo. Ma proprio niente. Cioè, l'Italia deve andare fuori dal Veneto, basta mortalino. L'Italia fuori dal Veneto. Cosa vuol dire l'Italia fuori dal Veneto? Cosa vuol dire l'Italia fuori dal Veneto? Analfabeta funzionale. Sei un analfabeta funzionale. E la colpa di questi due è enorme. Io ce l'ho più con loro che non con te, che sei una povera stupida. Non devi avercela con me, stronzo. No, con loro ce l'ho. Io ce l'ho con Mangiafuoco Cruciani e con Mangiafuoco Gottardo. Con questa gente qui ce l'ho io. Lucignolo, esatto, sì, Lucignolo. Però ragazzi, la candidatura di Lores, che bisogna votare assolutamente, allora, perché se entrasse, Pinocchio. Se ci fosse un miracolo, entrasse al consiglio regionale, caro Parenzo, facciamo una scommessa. So che è quasi impossibile. Se entra 1000 Lores... euro che non entra. No, 1000 di più, euro. Ma troppo poco. Troppo 1000 poco, euro troppo che poco. Non entra. Proprio, allora, io facciamo, non entrerò mai, ma io mica ci vado. Ma, aspetta, ma io aspetta, non aspetta, entrerò mai aspetta, in consiglio se, regionale. Se la non sono mica il deficiente di Parenzo che pensa di entrare in consiglio, sei scemo, ma io voto Chiave Gatto. Va bene, d'accordo, abbiamo capito. Però voglio capire una cosa: se la Lores dovesse entrare, ti fa inchiappettare da un nero che ha 20 centimetri di pisello. Ma cosa c'è da queste commesse? Dillo, posso dire questa cosa qua? Cosa me ne frega? Sottoscrivere o no? Se la Lores prende più di 100 voti con 20 centimetri di cazzo, dunque è la situazione. Ah, fine la signora, la candidata, guarda com'è raffinata la candidata. Ma lui li adora. Sentitela, la candidata. Quindi è diciamo sessualmente ambiguo. Tutti i comunisti
mi adorano. Cosa vuoi? Cioè, tu dici Lores che parenta Lores. Le chiappe chiacchierate. Avete messo in lista questo rudere umano qua. Tu, vi rendete conto? Senti, non rendete sai conto? Neanche cosa dire. Non sai neanche cosa dire. Non so cosa dire, purtroppo. Davide, se fai un rudere. Sei un rudere. E io sono più scema perché andare sì, nel campo ecco, dei sicuro, diabeti, sicuro no? Allora, fermi tutti. Tu aspetta, Lores, fermala. Armi più potenti delle mie perché come te non ce ne sono. Fermala. Altre. Allora, se prende più di 100 voti, secondo me Parenzo dovrebbe farsi inchiappettare ma da un blender. Ma sono scommesse inutili. Ma perché non dici? Si fa, se prende più di 100 voti, non ti fa inchiappettare piano, da un black. Ma non mi faccio fare da nessuno, non mi interessa niente. Ma che si fa già inchiappettare lui dei black, si fa già inchiappettare dal cervello come tutti i sinistri. Sono tutti inchiappettati dai black, i sinistri. Cosa ha messo nel suo curriculum per presentare la sua candidatura? Cosa ha messo? Vuole sparare da casa sua col fucile? Cosa ha messo nel curriculum vitae? Quanto è deficiente sei sto carro. Cosa che ha messo? Cosa che ha messo? Cosa che ti ho messo nel tuo curriculum? Cosa hai scritto? Cosa hai scritto? Napalm ha scritto. Ciao, scrivere odio Parenzo. Allora, Anna da Brescia, poi chiamiamo la donna Zan per stare in Veneto, oggi ha detto che...